appuntamento con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo all'interno della clausura per raccontarvi storie di tanti che hanno avuto modo di incrociare la vita di Padre Pio anche attraverso delle foto, dei sogni, dei segnali. Ecco, proprio per questo vi esorto a continuare a scriverci all'indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione. Stiamo raccogliendo tutte le vostre email, i vostri racconti, per cominciare a raccontarli e condividerli con la famiglia di Padre Pio TV. È una storia che si avvicina tantissimo a quelle che ci arrivano quotidianamente, è quella di Gino. Gino era uno scaricatore di porto di Napoli e militava nelle file del Partito Comunista e forse pensava di andare molto avanti nel cammino della rivoluzione marxista, ma come si suol dire, aveva fatto il conto senza l'oste. Fatto sta che un giorno incontra una ragazza, se ne innamora, si chiamava Francesca e pensa appunto di sposarla, ma la ragazza non è delle sue idee, non fa niente, la sposa lo stesso, sia quel che sia. Poi la ragazza è vittima di un incidente che va a compromettere la possibilità che aveva di diventare madre per una futura maternità, ma l'amore non si arresta davanti a nessun ostacolo. Difatti, dopo un po' di tempo, Gino e Francesca si sposano e presto si annuncia l'arrivo di un bambino e qui cominciano i guai. Le conseguenze della caduta di Francesca si fanno sentire, i medici devono constatare che non può avere il bambino senza compromettere la sua vita. Bisogna scegliere o perdere il bambino o perdere la madre. Che fare? Abortire? Mentre sta in questi frangenti con la famiglia che le diceva chiaramente di abortire, improvvisamente lei a casa si presenta ai piedi del suo letto un frate cappuccino con la barba. Le dice: tu non farai questa sciocchezza, il fanciullo verrà al mondo, sarà maschio, lo chiamerai Giovanni. Francesca non conosce Padre Pio, ma attraverso una fotografia si avvede che proprio quel frate cappuccino è stato nella sua camera. Confortata da questo fatto, non ha più dubbi, lei avrà il suo bambino. Comunica tutto ai suoi parenti, ma questi infuriati non vogliono credere, si oppongono alla sua maternità, ma non c'è niente da fare, Francesca è irremovibile, entra in maternità, ha il bambino senza complicazioni e soprattutto chi l'aveva ostacolata deve ricredersi. Il bambino viene battezzato, chiamato Giovanni. Suo marito Gino è disorientato, ma deve arrendersi. Dinanzi alla realtà dei fatti, Padre Pio gli ha aperto un cammino diverso da quello della rivoluzione marxista e quando insieme alla moglie Francesca viene qui a San Giovanni Rotondo per ringraziarlo, promette che insieme a Francesca e Giovannino camminerà sulla via di una fervente vita cristiana.